abbondantemente. Abbondantemente sotto i 2/3, questo sta a dimostrare, poi tutti gli interventi anche in dissenso credo che danno il quadro di una riforma che è stata estorta al Senato, in cui appunto la gran parte dei senatori certamente non erano convinti. I numeri comunque ci dicono con chiarezza che appunto il referendum è stato, che ci sarà, se alla fine questo percorso si completerà. Solo perché vi è stata una dura battaglia all'interno di queste aule su una riforma che è una riforma che dal nostro punto di vista provocherà un dissesto vero nell'architettura costituzionale e dei fatti regalerà al Paese un altro Parlamento di nominati.